Ciao, hai mai pensato come sia possibile, utilizzando solamente il camper, ricreare e simulare dei sistemi wet, dry, wet, questa tipologia di suoni tanto utilizzata negli anni 80 e negli anni 90, ma che adesso sta prepotentemente tornando di moda? Dai, andiamo direttamente sul camper e vediamo come impostare questa macchina per riuscire a ricreare questo tipo di sonorità. Eccoci qui in macchina, siamo davanti alla schermata del camper. Vediamo un po' come impostare le nostre uscite per poter ottenere questo tipo di suoni. Prima cosa, andiamo sulla sezione Output. Schiacciamo, siamo nella pagina 1 e vedrai che il camper ti dà la possibilità di decidere cosa far uscire dal main output e cosa invece far uscire dal monitor output. Ho selezionato l'uscita del main output sullo stack, cioè mi fa uscire esattamente tutto quello che arriva prima della sezione effetti e lo mette ovviamente al centro perché sto usando in questo caso un'uscita mono. Ho impostato invece il monitor output sul controllo delay reverb wet, cioè praticamente chiedo al camper di far uscire dal monitor output solo gli effetti, senza la diretta. Ok? Con il main output vado in un'entrata mono della scheda audio, con il monitor output vado in un'entrata stereo della scheda audio. E adesso vediamo come ho impostato la mia DAW per gestire tutto al meglio. Eccoci qui in Logic. Vediamo un pochettino come ho impostato la mia DAW per ricevere i diversi segnali del camper. Vediamo un pochettino. Traccia dry, quella che ospiterà la nostra diretta, preleva il segnale direttamente dal main output del camper, dove abbiamo visto esserci esclusivamente lo stack, ok? Quindi proprio la diretta. Traccia mono. Traccia invece wet, la traccia su cui andiamo a mettere gli effetti, come vedete è stereo, e preleviamo il segnale direttamente dal monitor output, dove abbiamo visto esserci solo praticamente gli effetti, senza assolutamente nessuna diretta. Ok? Andrò poi a miscelare questi segnali per ottenere il mix che più mi piace. Sentiamo anche un pochettino come suonano, vediamo un po'. Posso anche alzarli anche gli effetti. Ascoltiamo anche un po' di più. Li posso anche esagerare un po'. Ecco qui, come vedete mi sono trovato due tracce, una per la chitarra dry e l'altra per la chitarra wet, quindi diretta e soli effetti. Ovviamente non è detto che userò questi effetti, intanto li registro, poi cerco un mix ovviamente fra i due, in questo caso gli effetti sono evidentemente un po' troppo forti, e in un secondo momento insomma decido se tenerli, non tenerli, come missarli o se non sono io a fare il mix ed è un fonico, può decidere di tenerli o fare delle scelte, insomma, magari più coerenti col brano. Sicuramente una delle cose molto molto comode è che noi registriamo già con gli effetti, senza però averli direttamente sulla traccia. Quindi sentiamo già un po' come suonerà la nostra chitarra, la nostra traccia quando andremo a registrare, ma non siamo poi obbligati a tenere quegli effetti. E questo mi sembra una funzione estremamente utile. Sicuramente ottima funzione che abbiamo sul camper, la possibilità di avere segnali diversi su uscite diverse, che ci dà la possibilità, insomma, di fare di questa roba qui,
altrimenti avremmo avuto bisogno di altre macchine, insomma mixer, roba per uscire e rientrare. Unica pecca, tutta la parte F del camper, come penso saprete, è seriale. E quindi non abbiamo possibilità di fare routing alternativi, paralleli, avere due delay e un riverbero in parallelo, poi mandare il delay all'interno del reverbero, non lo possiamo fare. Abbiamo tutta una serie di slot in serie, per cui ogni effetto va effettivamente dentro l'altro, senza avere la possibilità di modificare questa cosa qui. E niente, ce lo prendiamo così perché i signori del camper hanno deciso di farlo così. Ciononostante penso che si possano ottenere dei buoni risultati, e non sarebbe nemmeno una cosa sbagliata magari tentare di usare anche dal vivo questa funzione. Il problema è che poi manderemo effettivamente quattro segnali al fonico, cioè lo stereo della diretta e lo stereo del wet, che magari non sarà molto contento, insomma, di dover gestire solo per noi, solo per la nostra chitarra, quattro segnali, o tre, diciamo, se usciamo in mono. Però magari si potrebbe anche sperimentare, provare, se troviamo il fonico ovviamente consenziente. Va bene, spero di esserti stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!